I Fabrian, la gente non è mai contenta, la gente si annoia. I Fabrian, grazie mille per la sub, ti si vuole bene. Comunque, D4, giochiamo cavallo F6. Naturalmente non mi sono dimenticato della richiesta di Aliekin, però sono in periodo in cui sto registrando un sacco di video su EduPlus, sul Gambetto Benco, è il mio, diciamo, il mio pallino del momento, quindi giochiamo il Gambetto Benco C5. Poi assomiglia a una Benoni, si rientra spesso nella Benoni, quindi ci piace anche per questo. B5. Ok, ancora si pensa qui. B5, mossa nuova dagli anni 30 che si gioca sta roba, però bene, ci sta. Scegliamo, diamogli il tempo di scegliere come affrontare il Gambetto Benco, a.k.a. Volga Gambit. Mi pare che sia questo il Volga, cioè il Gambetto del Volga, che è il fiume più lungo d'Europa. Adesso magari c'è qualcuno che mi corregge, ma dovrebbe essere. Grande Leak, numero 1. E3. Ok, E3. E3 è una mossa giocabile, ma si gioca più spesso dopo C per B. Quindi, sai per cosa facciamo su E3? Giochiamo B4, chiudiamo tutto. Giochiamo con questo approccio. Alcoliekin fa domande interessanti nel frattempo. Dai, qualcuno che ci faccia sto controllino. Il fiume più lungo d'Europa. Hanno ragione Budella Infame o Samba? O il maestro? Vabbè, fa ridere, però. Magari dipende da cosa consideriamo come Europa. Magari il Volga nasce in Asia, non lo so. Danubio Easy. Volga, facciamo, cos'è? Facciamo un sondaggio, ragazzi. Non credo che sia Volga o Danubio. Alcoliekin, il più flessibile di tutti. Grande, viva la difesa berlinese. Vabbè, siccome. Ma in geografia vado fortissimo, ragazzi. Lisonzo. Vabbè, proprio di 700 km, cioè gli dà un po'. Adesso il po' non so quanto sia lungo, ma sarà 5,50, una roba così. Facciamo G6. Ertevere da magica. 6,50, ok. B3, alfiere G7. Va bene, il nostro avversario si è svegliato dopo aver pensato un minuto alle mosse 4 e 5 contro il nostro gambetto del Volga. Dai, Roma, dai. Alfiere D3, secondo me giochiamo E5 qua. Questa E5 è una mossa un po' borderline, onestamente. Forse perdo subito. Presa, presa. No, no, non posso perdere subito, però effettivamente ci stava a dare un'occhiata a questi problemini che non ci affliggono. Vediamo Drumenico che la domanda. Ma poi il meccanismo del vibratore, come dovrebbe funzionare l'intensità della vibrazione? Questo io non lo so. Questo non lo so. Ok, ci salva la situazione che su alfiere per F6. Al limite possiamo fare donna per F6 contrattaccando sulla torre in A1. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Cavallo C6. Finito lo sviluppo dei pezzi. Se mi aveste chiesto che apertura è questa, mai avrei detto Gambetto Benco. Mai.
Non so cosa avrei detto, ma Benko no di certo. Questa mossa perde un pedone, mi auguro. Cavallo per E4, no? Se mangia di alfiere, ok, non perde un pedone, però io mangio quello, lui mangia questo, la coppia di alfieri. Invece così, dopo alfiere per G7, io ho questo piccolo tactical shot con cavallo per F2. Un cavallo che avrei perso in ogni caso, glielo mollo in F2 e poi mi mangio l'alfiere in G7. Pedone in più, bello come il sole, col sorriso. Stiamo sereni? Torre C8, Max Bot. Ma tu sei Max Bot? Max Bot? Aspetta che Max Bot... Ce n'era un altro con un nome simile. Donna di 2. F5. No, perché Max Bot, se è lui, lo conosco molto bene. Però voglio capire se è lui. Bravo Alcoliekin, un saggio dei vibratori. Ok, è ufficialmente Max Bot quello che intendo io. Un cretino. Vabbè, donna F6. Vabbè, qua si sta sfociando in dei discorsi troppo alti che non mi permetteranno di caricare sul social rosso questa live. Purtroppo. Torre CD8, cavallo E5, portiamo a casa. Ah, E4. Il bianco scalcia, ragazzi. F4. Chiudiamo tutto. Quan 2014 vorrebbe chattare. Dice, hello. Hi, my friend. Cerchiamo di evitare. Cavallo E1. E qua G5, no? G5 sembra tosta. Donna D4 sembra molto forte. Donna D4 mi piace un casino. Sicuramente la più elegante. Non può mangiare in F4 di torre perché è inchiodata. E non può neanche mangiarla dopo donna per D4 perché seguirebbe cavallo E2 con doppio. E quindi, cavallo D3, G5. Ora possiamo fare questa mossa. D5, H6, le case scure sono coperte in una maniera favolosa, quindi siamo sereni. Ok, torre F6. Daglie Gagliardissimo. Daglie Roma daglie. Ma scusami, cavallo E5. Sembra, ok, sembra la sua cavallo E5. Se non metto il cavallo in E5 ci addormentiamo. Cavallo E5, su cavallo per, donna per. E poi se entra qui lo posso cacciare senza problemi. Ciao Mattefante. Ok, la donna, vabbè, non può essere intrappolata, quindi siamo sereni, minacciamo di cambiare sto cavallo, alleggeriamo la posizione, minacciamo alfiere G4 qualche volta. Possiamo anche, tipo, su donna H5, vabbè che c'è il pezzo in presa, quindi non la può fisicamente fare. Però lì possiamo giocare H6, idea alfiere G4, e incastriamo la donna. No, su cavallo per gioco donna. Frega niente.
Ok, su torre di 1 però si becca cavallo G4 il nostro uomo, eh? È l'uomo che si becca sia alfiere G4 che cavallo G4, questo Quan. Allora, su alfiere G4 cavallo per E5 potrebbe salvare la situazione. Quindi facciamo cavallo G4. E stiamo freschi. Attenzione, cavallo per F4. Problema. Donna per F2, donna per F2. Cavallo per F2, cavallo per E6. Ah, vabbè, ovviamente non avrà visto nulla di tutto questo lui, però esiste, ahimè. Cavallo G4, cavallo per F4. Però a quel punto posso dare la donna, credo. Torre per F4. Torre per D4. Torre per F2. E lui ha la donna in presa e la torre in D4 in presa. Alla fine dovrei guadagnare materiale. Effettivamente, il rischio che qualcosa vada storto c'è. Dobbiamo dircelo con grande chiarezza. Quindi, su cavallo G4, cavallo per F4. Calcoliamo. Stavamo dicendo torre per F4. Torre per D4, torre per F2. Lui non può restituirmi la donna, tipo donna per G4, alfiere per G4, re per F2, perché c'ha sempre la torre in presa. E mi ha scritto in chat un messaggio dolcissimo questo giocatore cinese. Can you be my friend? Of course, of course, of course. Faccio anche un cuore perché vi vogliamo bene. Ikaru, per favore. Abbassiamo il livello del disagio, non alziamolo, che già è altissimo. Cavallo per B4 non può farlo, non può entrare, no. Cavallo per B4, faccio donna per F2 e tutti a casa. Esatto, Fede Hope. Ma tu sei Fede Hope, Fede Hope? Un altro? Primo messaggio in chat, grandissimo. Da Londra. Chiaro. Ok, cavallo per F4, qua andiamo per la nostra strada del sacrificio di donna, ovviamente. Torre per F4. E vediamo cosa succede. Vediamo se mi sono perso qualcosa, perché c'ho tutto in presa, ma alla fine dovrei avere un ettolitro di pezzi in cambio della donna. Torre per F2. Esatto, ne può mangiare una alla volta. E su presa, ok, perfetto, è andato tutto come speravamo. Tutto è bene, quel che finisce bene. Perché su presa lui mi fa scacco, ma io faccio semplicemente re G8. E dopo, anche se mi fa H3, c'ha anche l'altro alfiere in presa, quindi proprio c'è proprio sereni proprio in sta posizione. Il re a campi, però tutto il resto va bene. Adesso ci ricoordiniamo. Torre F8. Vabbè, adesso possiamo anche mangiare questo, direi. L'ideale sarebbe tirargli qualche pacco, perché aspetta che forse mi ha chiesto già l'amicizia. No, non è lui. Ma zio, aggiungi amico. Bank. Vabbè, questo ce lo mangiamo. E ora con la nostra tecnica proprio ineccepibile convertiremo questo facile finale per nulla sbilanciato con due torri e alfiere in cambio della regina. Donna F6, mancata completamente, proprio lisciata. No, ci becchiamo un perpetuo bestemmio fino a mercoledì. Ok, torre 8 obbligata. Ora si mangia questo. Andiamo di qua.
Dobbiamo nasconderci da sta parte. Madonna, torre per A2 è proprio una mossa da analfabeta. Va bene, re 7, andiamo di qua e buonanotte. Propone patta, a sorpresa, il nostro amico cinese. Ok, va bene che siamo amici, ma... zio. No, cioè... no. Voglio tutti i tuoi punti, caro Kuan. Ok, donna B7 va a caccia di pedoni, giustamente. Però noi scappiamo, possiamo anche tenerceli, fare A5. Se inizia a darci scacchi di qua, adesso scappo di qua e dopo... E vado un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù. E nel frattempo cerco di coordinarmi. Magari fare questo, mangiargli tutto, mangiargli G2. Non lo so. Ok, E5. Cosa mi significa E5? No, me lo mangio. Me lo mangio. Cos'è? Qual è l'idea di E5? Non ho capito. Ah, questa era l'idea. Attivare lui. Va bene. Oddio. Un po' paura, effettivamente, di sta roba, quindi... Paura di tutto, mamma mia. Facciamo torre C8, va? Non voglio problemi. Scacco. Andiamo da sta parte. Dove si accettava la fatta? Allora... Re 7, vabbè, ok, ma questo non è il modo di pareggiare sta posizione, secondo me. Cioè, è stato durissimo per mezza mossa e poi si è sciolto come neve al sole, perché adesso mi permette di guadagnare G4, attaccare G2. Donna per B4, torre per G4, basta, finita. Tutti a casa. Su scacco faccio re F6 e sono finiti gli scacchi. Quindi... Siamo sereni. Siamo molto molto tranquilli. Abbiamo anche un minuto in più grazie alla sua gestione del tempo iniziale non proprio ottimale. Però sappiamo che io di gestione del tempo non posso dire niente a nessuno. Scacco re F5. Scacco re E4. Scacco re E3. E adesso poi mi prendo matto. Quindi calcoliamo bene. Re G7 c'è la torre in presa intanto. Quindi re F5, questo è l'unico scacco. A questo punto posso fare re G6. Unico scacco donna E8. Alfiere F7. Unico scacco donna C6, re G7, finiti gli scacchi. Molto, molto, molto bene. Se mi sono perso qualcosa, come sempre, vado a buttarmi. Re G7. Gli scacchi sono finiti e torre per G2 la possiamo mettere anche in pre-move, forse. Vabbè, possiamo fare torre per G2. Ancora non ci sono scacchi. Donna in E4, ma qua possiamo cambiare le due torri per la donna con un finale molto semplice con alfiere e pedone di vantaggio. Ma se non abbandona facciamo tre alfieri, frega niente. Non me ne frega assolutamente nulla. Dai, però... Siamo appena diventati amici, mi giochi sto finale, non ho capito. Ma probabilmente è del 2014 sto zio. C'ha 9 anni. Quindi ci può stare, lo perdoniamo.
Lo perdoniamo, lo perdoniamo. Anche se deve imparare che... Stallo. Stallo. Vabbè, no, non so dar matto, non so cosa dirvi. Questo, scacco e poi matto così o così, no? Matto. Ok. L'ennesimo benco portato a casa. Chiaramente questa non è proprio una partita tipica del benco, è una partita completamente a caso. Che non ha nessuna validità teorica, non ha nessuna validità di nulla. Però ci portiamo a casa questo spettacolare sacrificio con cavallo per F2. Quindi vediamo. Cavallo per F2 sarà la classica mossa che dà geniale, chess.com, che sembra una presa per i fondelli. No, la dà soltanto ottima. La dà ottima, da punto esclamativo. Ma a cavallo per E4, tra l'altro. Neanche cavallo per F2. Mai. E invece qua... Ah, torre per F4! La dà geniale, grandissimo. Grandissimo chess.com. Torre per F4. Non cavallo G4, vedendo prima cavallo per F4. Sacrificio di donna, pazzesco, geniale. Oh, raga, sono in formissima. Dovrei giocare un po' di tornei in sto periodo. Ottimo benco.